Let's Get Lost. Prosegue l'edizione invernale, c'è domenica, c'è Rocco Papaleo, ma in realtà c'è anche una versione estiva a Piazza Sant'Anna. Sì, domenica chiuderemo la versione invernale che ha aperto Paolo Fresu in gennaio e chiuderà Rocco Papaleo domenica 5 maggio alle 17.30 presso l'Aula Magna e lascerà il testimone all'edizione estiva che è stata presentata questa mattina e che vedrà la splendida cornice di Piazza Sant'Anna ospitare 4 grandissimi concerti internazionali con artisti che hanno fatto la storia della musica. Partiremo mercoledì 7 agosto con un doppio concerto incredibile con i Soft Machine e David Cross Band. David Cross era il violinista degli In Crimson, quindi per gli appassionati del prog è qualcosa di imperdibile davvero. Proseguiremo il 9 agosto, venerdì, con un artista a cui tengo particolarmente perché avevo cercato di contattarlo qualche giorno prima del terremoto dell'Aquila e quindi sono passati 15 anni per avere Kenny Garrett venerdì 9 agosto a Teramo. È un colpo incredibile per gli appassionati del jazz. Chiuderemo la notte di San Lorenzo sabato 10 agosto con uno straordinario DJ set di due artisti che hanno scritto la storia della musica elettronica moderna e avremo Kruder e Dorfmeister a chiudere questo trittico di serate estive, ripeto, nella splendida cornice di Piazza Sant'Anna. Un anticipo di quella che sarà l'estate della Mana, anzi un anticipo, lo faremo ad agosto, però ci stai anticipando veramente un bellissimo agosto musicale a Teramo. Sì, la sfida è proprio quella di portare in città un pubblico che noi ci aspettiamo da tutta l'Italia centrale, soprattutto nei giorni clou in cui la costa è ricca di tantissime proposte e quindi la sfida di tenere viva Teramo in quei giorni è sicuramente la sfida principale.